Benvenuti a questa nuova puntata dedicata ai prodotti Mistral. Oggi parliamo di pop-up, descriveremo la differenza tra le pop-up delle tre diverse linee, parleremo delle pop-up speciali al fluo e anche dei mix per costruzioni di pop-up self-made. Innanzitutto partiamo descrivendo le tre diverse linee che Mistral ci offre per le sue pop-up. Rispecchiano quelle delle affondanti, quindi abbiamo le Instant, le Advanced e le Specialist. E queste differiscono dalle altre pop-up presenti sul mercato poiché questo è un mix vero e proprio che va in lavorazione durante la fase di messa in acqua. E la differenza tra le tre linee, presto detto, rispecchia grandi linee, ripeto, quelle degli affondanti. Le linee più alte hanno tempistiche di pesca più elevate e una galleggiabilità più pronunciata. E per quanto riguarda i gusti speciali, come le Lombardo, poi ricordiamo le Four Seasons e le Coconut Cream, abbiamo presenti delle pop-up. E per quanto riguarda le Four Seasons in particolare, la misura del 15 è fatta anche in tipologia fluo, quindi maggiormente visibile alle carte. Di queste esche galleggianti possiamo farne gli utilizzi più vari, sia innescate singolarmente che a omino di neve. Ricordiamo in questo caso che le Boris Mistral sono tarate in modo tale che innescando una pop-up e una fondante di pari diametro l'innesco risulti sempre bilanciato ottimalmente. Mistral ci offre le sue pop-up nella misura del 15 e del 20, a parte nei gusti classici come Rosin e Crab & Crayfish, in cui troviamo anche la misura del 10 e del 25. Dal 2013 sugli scaffali dei negozi che espongono Mistral sono presenti anche le nuove pop-up mini da 6 mm, colori fluo assortiti, è disponibile in tre diverse aromatizzazioni che sono il classico pineapple, il classico Mistral, il rosin e l'aromatizzazione neutro, così che il pescatore tramite un dip o un attrattore spray lo possa aromatizzare a suo piacimento. Queste palline hanno dato i maggiori risultati dove la pressione di pesca è più elevata e nei momenti in cui le carte sono più apatiche e nutrirsi. Self-made per quanto riguarda il discorso pop-up della linea Mistral, abbiamo qui i 5 mix fluo dedicati appunto al self-made di pop-up. Le dosi consigliate sono più o meno del 50% per quanto riguarda il nostro mix. Se utilizziamo già farine di gambero e farine leggere è sufficiente anche un 40%. E sono disponibili appunto in 5 colori in modo tale che noi possiamo utilizzare la tecnica del contrasto esca fondale a nostro piacimento e ciò ci consente di costruirci un'esca su misura per la tipologia di spot che andremo a affrontare. Anche sulle pop-up, a livello teorico, adesso sappiamo qualcosina di più. Nella prossima puntata prenderemo esame il resto dei prodotti della linea Mistral e non mi resta che augurarvi un buon weekend e un arrivederci alla prossima settimana.